Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento, con l'informazione del TG Web del quotidiano L'Attacco. In primo piano le indagini sull'hospice di Torre Maggiore, dove sono stati riesumati 16 corpi di pazienti che sono morti tra novembre del 2022 e febbraio 2023. Le indagini portate avanti dalla Procura di Foggia ipotizzano il reato di omicidio volontario. Sentiamo Silvia Guerrieri. Si ipotizza il reato di omicidio volontario a carico di un dipendente dell'hospice di Torre Maggiore nell'indagine che ha portato la Procura di Foggia a disporre la riesumazione dei corpi di 16 pazienti della struttura morti tra novembre 2022 e febbraio 2023. Lo si apprende da fonti inquirenti. Le indagini sono coordinate dal procuratore Ludovico Vaccaro e dalla PM Antonella Giampetruzzi. Siamo fiduciosi nell'operato della magistratura, alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività. Lo afferma la ASL di Foggia in riferimento alle indagini in corso sul decesso di alcuni pazienti dell'hospice di Torre Maggiore. La ASL ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti, continuano nella nota. Questa mattina presso il ristorante Samì di Foggia, l'onorevole ed ex parlamentare Nunzio Angiola ha presentato ufficialmente la propria candidatura a sindaco della città. Ce ne parla Domenico Suriano. Ci racconta un po' la genesi e come è maturata questa candidatura? Questa candidatura matura proprio dopo che abbiamo preso consapevolezza di quello che è lo stato in cui versa la città di Foggia, dopo che abbiamo preso consapevolezza del grande senso di scoramento che attraversa tutta la comunità della città di Foggia. E l'obiettivo nostro sarà quello di creare crescita e lavoro. Punteremo sulla legalità e sulla sicurezza, punteremo sulla trasparenza e sulla partecipazione e punteremo, non perché meno importante, sulla coesione sociale. Il mio grande sogno sarebbe quello di una risalita della città di Foggia di almeno 30 posti in 5 anni nella classifica della qualità della vita delle città italiane come viene rappresentata dal Sole 24 Ore. Un altro mio grande sogno, e lavorerò, mi impegnerò al massimo perché ciò avvenga, di portare a Foggia una multinazionale che mi assuma 1000 persone, perché io penso che se c'è il lavoro, ecco, il lavoro è il miglior antidoto contro la diffusione della criminalità. Quali sono i punti principali su cui intendete intervenire e quali gli attori con cui sarà possibile dialogare? Dialogheremo sicuramente con le forze democratiche di Foggia a partire dai movimenti civici e interverremo su quelle che sono le maggiori criticità che si sono manifestate negli ultimi tempi, a partire dalla sicurezza e dalla legalità. Ecco, noi vogliamo una Foggia che sia più bella, che sia più sicura, che sia più pulita, che sia più ricca. Questo è il nostro obiettivo che ci proponiamo, ecco, attraverso la mia candidatura, che tutti gli amici dell'associazionismo di Foggia ha voluto generosamente portare avanti. Per i migranti di Borgo Mezzanone ci sono 53 milioni del PNRR, ma per il centinaio di famiglie foggiane abbandonate lì dai tempi di Agostinacchio sindaco non si vede ancora una soluzione. Solo la Regione Puglia potrebbe intervenire stanziando fondi ad hoc. Sentiamo Lucia Piemontese. Esistono almeno due ragioni che rendono Borgo Mezzanone una bomba sociale difficilissima da gestire. Nella frazione di Manfredonia, ai confini con Foggia, da un lato ci sono i migranti a cui sono destinati i fondi del PNRR, il progetto da oltre 53 milioni di euro che vede collaborare i due comuni di Foggia e Manfredonia con la Regione Puglia, redistribuirà i migranti tra Borgo Mezzanone e i borghi dell'ente capoluogo, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Borgo Seggiano. C'è poi anche la presenza di quel centinaio di famiglie foggiane abbandonate a Borgo Mezzanone sin dai tempi dell'amministrazione Agostinacchio e rimaste da allora in un surreale limbo. Tuttora non si riesce a sgomberare l'immobile che fu locato dal comune capoluogo all'impresa Impredil, oggi in liquidazione. Il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, sottolineando come i fondi del PNRR non possano essere utilizzati per risolvere questa questione, spiega che si sta facendo
una mappatura, quindi il primo passo è un censimento di queste famiglie per vedere se fanno tutte riferimento, come si ritiene, al comune capoluogo, e poi invoca l'intervento della regione, visto che fondi i due comuni non li hanno per sistemare altrove questi nuclei familiari. La Puglia anche nel 2023 si conferma una delle regioni con la migliore qualità delle acque di balneazione, quanto emerge dalla classificazione delle acque approvata oggi dalla Regione Puglia sulla base dei campionamenti effettuati dall'ARPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale. Nella provincia di Foggia tutti i punti di prelievo hanno ricevuto come valutazione eccellente, a parte la foce De Pilla all'Esina, che ha avuto un buono, e i due alla foce Fiume Lauro di San Nicandro Garganico, che ha totalizzato il sufficiente. Nelle province Bat, Brindisi, Lecce e Taranto tutti i punti di prelievo sono risultati di qualità eccellente. A Bari provincia anche i punti di prelievo hanno la stessa qualità, a parte quello a 500 metri a sud dello sbocco della fogna di Molfetta, classificato come buono. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento. La mafia ha paura, storia di un sud che può vincere, di Marco Agostinacchio è il docufilm presentato in anteprima nazionale questa mattina nella sala cinematografica di Apulia Film Commission, alla presenza del sindaco di Bari, presidente ANCI Antonio De Caro, e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sentiamo cosa hanno detto i protagonisti. La mafia ha anche paura. Ha paura quando la gente onesta si mette insieme, e io voglio ricordare che la parte sana delle nostre città è costituita dalla maggior parte dei cittadini. Gli imprenditori che vogliono fare impresa in maniera trasparente sono la stragrande maggioranza, e anche gli amministratori locali, i sindaci, quelli per bene, quelli onesti sono sicuramente la maggior parte. Quello che è importante è che l'attenzione della società civile, l'attenzione verso quella cultura dell'antimafia sociale, contro quella esasperata ricerca del consenso da parte delle mafie tra i nostri giovani e tra i nostri ragazzi, non cessi. Ecco perché docufilm come questo e altri prodotti, altre iniziative sulla sensibilizzazione in contrasto alle mafie sono fondamentali, a dispetto di qualche luogo comune in cui si dica che non servono a niente. Invece le mafie cercano la politica, cercano il consenso, perché così è più semplice arruolare i giovani, i nostri giovani, che poi vanno a spacciare, ad alimentare il loro business principale in Puglia, che è quello. Oggi è stato presentato questo docufilm, che è stato realizzato in collaborazione tra Avviso Pubblico e la Regione Puglia, grazie ai finanziamenti dell'antimafia sociale della Regione Puglia. La Regione Puglia è la regione italiana che investe di più in attività che tendono ad evitare che le organizzazioni mafiose possano creare proselitismo, possano affiliare ragazzi inconsapevoli. Cerchiamo di parlare con tutti, cerchiamo di creare un fronte organizzato, più organizzato delle stesse mafie, collaborare con le forze dell'ordine e quindi essere quel braccio sociale che facilita il contrasto e le investigazioni nei confronti delle organizzazioni criminali. È una strategia alla quale la Regione Puglia crede fermamente. Abbiamo creato un'agenzia e una fondazione che approfondisca gli studi in questa materia, e il film di oggi, che ricorda un martire della città di Bitonto, la signora Tarantino, è uno dei tanti esempi dell'utilità degli investimenti in antimafia sociale. Chiudiamo con Sportability, l'app che unisce, presentata all'Università di Foggia, l'idea vincitrice dell'Hackathon, un nuovo linguaggio per parlare di inclusione e sport, creando legami e scenari. Sentiamo Silvia Guerrieri. Sportability ha vinto il nostro secondo hackathon, quello che è stato premiato anche dalla Presidenza del Consiglio. Sportability, dal progetto degli studenti, rappresenta una possibilità per accedere alle strutture sportive, nel nostro caso della città di Foggia, ma può essere utilizzato in qualunque città d'Italia, perché c'è un processo di geolocalizzazione di Google Maps che permette appunto di individuare questi enti e queste sedi. E in più all'interno dell'app ci sono dei protocolli mirati per alcune disabilità. Noi faremo
faremo anche una ricerca e una sperimentazione. Vedremo se i protocolli che proponiamo a queste associazioni sportive, quindi legate o alla disabilità dell'autismo o alle disabilità cognitive, possono avere degli effetti. Ciò che ci interessa indagare è vedere lo stress percepito dagli studenti, piuttosto che l'attenzione ai compiti cognitivi, se con l'attività sportiva migliorano e quindi può essere un supporto per i docenti di sostegno, per quello questa attività è stata inserita anche nella formazione del TFA, oppure non ha effetti e quindi dobbiamo mirare la nostra ricerca su qualche altro versante. Bene, abbiamo concluso, è tutto anche per oggi, grazie per essere stati all'ascolto, vi do appuntamento come sempre nella edizione serale di domani alle ore 20. Buona serata da Onofrio D'Alessio.